A 73 anni dalla promulgazione delle leggi razziali fasciste, giovedì 17 novembre Napoli promuove la giornata di mobilitazione straordinaria contro ogni forma di razzismo e discriminazione. Un'iniziativa voluta dall'amministrazione comunale per ricordare in questa data simbolo le vittime di atti di intolleranza e di emarginazione, tra cui l'imprenditore tessile Giorgio Ascarelli, al quale sarà intitolato lo stadio di Via Argine nel quartiere Ponticelli. Un riconoscimento dovuto per un concittadino di origine ebraica, la cui memoria è stata oltraggiata dai fascisti e poi dimenticata, ma che diede un forte contributo sociale e sportivo alla città nella seconda metà degli anni venti. Da presidente del Napoli Calcio fu infatti lui a volere finanziare i lavori dello stadio che nel 1934 ospitò gli incontri dei mondiali. La mission di questa amministrazione è l'attenzione assoluta sui luoghi verso i luoghi un po' più decentrati, perché la presenza nostra, la presenza delle istituzioni in quei luoghi, con i nostri stadi, con i luoghi dello sport, diventa assolutamente importante per dare un messaggio in quei luoghi di antidiscriminatorio, libertario e antifascista. La decisione di dedicare la struttura del Rione Luzzatti ad Ascarelli risale al 14 luglio 2008, ma vari imprevisti ne hanno impedito fino ad oggi la realizzazione. La targa a lui intitolata sarà scoperta giovedì alle 11. A seguire, presso l'auditorium dell'Ippia Sannino di Ponticelli, un documentario ricorderà Maurizio Valenzi, primo sindaco di Napoli di origine ebraica, e nel pomeriggio al Maschio Angioino sono in programma una serie di manifestazioni legate al mondo dello sport. Oggi stiamo rimediando, facendo ammenda dell'affronto subito. Era un discorso che è nato nel 2008 e che oggi finalmente riusciamo a portare a termine.